Vi presento la squadra degli assessori che costituiranno la giunta del Movimento 5 Stelle Roma. Questa è la porta sulla quale si apre la sala delle bandiere, la sala dove normalmente si svolgono le riunioni di giunta. Vorrei che faceste una piccola presentazione di voi, nome e assessori per tutte le persone che ci seguono. Sono Daniele Frongia, mi occuperò di sport e di accessibilità. Sono Marcello Minenna, mi occuperò del bilancio, del patrimonio e del riassetto delle partecipate. Adriano Meloni, assessorato al sviluppo economico e turismo. Paolo Berdini, urbanistica e lavori pubblici. Sono Paola Muraro, mi occuperò di sostenibilità ambientale. Sono Linda Meleu, mi occuperò dell'assessorato per la città in movimento. Salve, Laura Baldassarre, mi occuperò di persona, di scuola e di comunità solidale. Sono Luca Bergamo e mi occuperò di cultura. Flavia Marzano, Roma Semplice, Trasparenza. Questa è la mia squadra, sono cittadini, persone che vogliono dedicare il loro tempo per far rinascere questa città. Ricordiamoci sempre da dove siamo venuti, continuiamo a scendere per la città, questo è quello che ci chiedono i romani e noi lo faremo. Secondo me al 2018 Equitalia non ci arriva mica. Il 18 maggio scorso il nostro Presidente del Consiglio, durante una di quelle sue dirette Facebook che usa per prendere in giro gli italiani, come quando disse che avrebbe dato gli 80 euro ai pensionati minimi per intenderci, annunciò che avrebbe abolito Equitalia entro il 2018 e tutti i giornali iniziarono con i loro titoli. Ovviamente avevamo tanti motivi per essere scettici e infatti, puntuali, i fatti ci hanno dato ragione. Nel decreto sulle emergenze di bilancio degli enti locali che stiamo discutendo alla Camera è spuntata infatti l'ennesima proroga fino a dicembre 2016 per gli enti locali che avrebbero dovuto abbandonare il ricorso ad Equitalia mettendo a gara la riscossione o facendone il proprio. Questo è il decreto che stiamo discutendo, che porta la prima firma del presidente Renzi, e a pagina 60 c'è l'articolo 18 che proroga questa riscossione. Noi manteniamo la parola e infatti 10 nostri sindaci hanno già abbandonato o stanno abbandonando il carrozzone delle tasse. In questa legge abbiamo proposto di cancellare Equitalia nei comuni e negli enti locali. Cosa farà adesso il PD? Voterà a favore o contro se stesso? Le balle del Presidente del Consiglio sono al capolinea. Equitalia va chiusa e va fatto subito. Ministro, lei ha iniziato il discorso omaggiando le vittime, omaggio al quale noi ci siamo uniti. Però crediamo che il vero omaggio lo si faccia lavorando seriamente affinché queste cose non accadano più. Mi sembra di leggere in quello che è accaduto in questi giorni quasi che i nostri connazionali fossero indifendibili. Si tratta magari di imprenditori che vanno a operare in un paese, lì sì, dove ci sono centinaia di scantinati incontrollati, dove minori lavorano in condizioni di sfruttamento, che non cancella il rispetto che abbiamo per le vittime italiane o qualsiasi altra vittima nell'attentato di Dacca, ma non dobbiamo dimenticare che la logica del capitale e del profitto in alcune situazioni porta a esporsi nostri connazionali. Ora è il momento di fare i fatti e non le parole. Noi purtroppo dobbiamo invece vedere un Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che nel gennaio 2016 va là in Arabia Saudita a stringere mani con re e principi. E addirittura da una parte abbiamo 9 morti sgozzati, poi usciamo sui giornali perché chi l'accompagna si prende quasi a schiaffi a capelli del De Rolex. Questa è l'immagine che dà questo governo italiano, è un'immagine da lacrime, da lacrime. Ministro, bisogna colpire chi arma, chi finanzia a destra questi vigliacchi terroristi. Il governo italiano può farlo da oggi stesso, lo faccia. Questa legge interromperà appunto questo vizio, perché ormai si era creato quasi un vizio di forma decennale della marginalizzazione del Parlamento in merito alle decisioni sulle missioni internazionali. Parlamento che fino ad ora aveva purtroppo solo svolto la funzione di certificatore nei confronti delle decisioni del governo sulle missioni e sull'invio delle truppe all'estero. Probabilmente dobbiamo farci delle domande se dopo 14 anni siamo ancora in Afghanistan c'è ancora quello che c'è, in Iraq c'è ancora quello che è sotto gli occhi di tutti, probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. Forse con questa legge magari riusciremo a trattare le missioni internazionali in un altro modo.
La deforma sulla scuola prodotta da questo governo Renzi dopo un anno e mezzo produce ancora guasti e ne produrrà ancora per tanto tempo. Le manifestazioni non si placano, i docenti sono continuamente in lotta perché hanno creato discriminazioni su discriminazioni. Il pasticcio è talmente enorme che ci vorrà del tempo per recuperare, ma la prima cosa è fare una scelta politica. Noi abbiamo una risoluzione in commissione che si può votare domani, che chiede esattamente questo, toglie lo scandalo del blocco dei 36 mesi e chiede il doppio canale assunzionale. Oggi siamo qui a dare un segnale forte, a chiedere al ministro Giannini di abbassare le tasse universitarie, perché studiare è un diritto garantito dalla nostra Costituzione. L'Italia ha il più basso numero di laureati dei paesi europei e le tasse più alte di tutta quanta l'Europa, quindi tasse più alte e più basso numero di studenti universitari. Questi qui sono piccoli passi avanti che permettono di avere un paese veramente civile e di allinearci, se non superare, i paesi europei in termini di numero di laureati tra i 25 e i 34 anni. All'inizio della intervista il ministro Del Rio dichiara che la situazione delle auto omologate in Italia è di piena conformità in tema di emissioni. Però a noi sorgono dei dubbi. Cito ad esempio un report pubblicato da un raggruppamento tedesco di associazioni ambientaliste che è andato ad analizzare su strada i risultati dei gas di scarico su una Fiat 500 2.0. È stato comprovato che le emissioni di ossido di azoto riscontrate sono superiori fino a 22 volte i limiti in vigore per le auto 6. Il ministro Del Rio sappiamo bene come utilizza in maniera strumentale il suo ruolo da ministro per tutelare gli interessi di un'azienda. L'azienda in questione ovviamente è la Fiat. Abbiamo già annunciato in fase di votazione sui fattori di conformità una denuncia, un ricorso al mediatore europeo. Siamo in una situazione, un circolo vizioso nel quale chi ci rimette ovviamente al momento sono solo ed esclusivamente i cittadini. L'agricoltura, ancora una volta, fa la cenerentola dei tre comparti economici, un settore che prima strumentalizzate per Expo e che poi massacrate anziché provvedere a legiferare con buon senso per questo settore. Ora le nostre instancabili attività di raffinazione le avete cassate, noi le abbiamo portate avanti, ma il collegato agricolo per il 2014, e sottolineo 2014, sono in conclusione Presidente, non può avere il nostro voto favorevole né quello contrario, per cui annuncio il nostro voto di astensione. Concludo dicendo ancora una volta che non servono le deleghe, non servono arbitri o squadre che poi si vendono al migliore offerente. Questo collegato è solo un esempio della strage normativa che state facendo, perché i vostri provvedimenti hanno un unico padrone, il mercato dei pasticci. Un provvedimento, per finire, che ha coinvolto quattro elementi naturali: terra, aria, acqua e purtroppo pure il fuoco. Fuoco sparato sopra a colpi di lanciafiamme che impedisce di fatto di poterci esprimere positivamente, perché da questo collegato si evince solo una cosa. Volete la delega per far arrivare il latte dalla Romania, importare pomodori dalla Cina, l'olio dalla Tunisia, grano dal Mar Nero, stock ittici dal Pacifico, e di italiano cosa rimane? La vostra riforma su questa schifezza e la vostra firma su questo collegato agricolo. Oggi il Parlamento europeo ha votato in assemblea plenaria quella che non esito a definire l'etichetta 2.0 e che in realtà è un'etichetta tutta a 5 stelle, perché voi avete dato i vostri suggerimenti tramite Rousseau, suggerimenti che ora sono entrati a far parte di una proposta di regolamento europeo e quindi va a impattare in maniera rapida sulla vita di 500 milioni di cittadini europei. Abbiamo lottato per far passare un concetto veramente innovativo. Le smart appliance sono degli elettrodomestici dotati di connettività che in base alla volontà dell'utente possono ricevere i segnali di prezzo e congestione della rete elettrica e quindi avviarsi o spegnersi nel momento in cui l'elettricità costa di meno, permettendo in primo luogo un grande risparmio di denaro da parte dei cittadini. E in secondo luogo possono dare un enorme contributo alla stabilizzazione della rete elettrica, soprattutto bilanciando al meglio quella che è l'intermittenza delle energie rinnovabili. Questo ci permette di iniziare a proiettarci verso quel nuovo modello energetico che noi stiamo costruendo insieme a voi qui all'interno dell'Unione Europea. Questa è la porta
sulla quale si apre la sala delle bandiere, la sala dove normalmente si svolgono le riunioni di giunta. Vorrei che faceste una piccola presentazione di voi, nome e assessori per tutte le persone che...